Ecco, a posto. Siamo a Montecchio, in via Mazzini, dove è stato inaugurato il depuratore di Vallefoglia, un depuratore che potrà dare nuova vita, una seconda vita all'acqua. Un investimento da 6 milioni che serve 30.000 abitanti equivalenti, quindi non solo Vallefoglia, Montellabate, Tavuglia, Petriano, e consentirà di dismettere 4 depuratori in una politica di Marche Multiservizi che è quella di avere meno depuratori e più collettori, perché i depuratori hanno dei costi di gestione, sono 107 nella provincia, ogni comune aveva il suo piccolo, ogni frazione il suo piccolo depuratore, quindi un'ottica di razionalizzazione, un investimento importante che è solo parte di un progetto di investimento di depurazione tutta la vallata del Foglia di 15 milioni che è quasi ormai gran parte realizzato. Le tariffe che vengono pagate dai cittadini, è bene ricordare, il 35% delle tariffe va proprio per la fognatura e la depurazione, non è solo acqua, quindi realizziamo queste opere che fanno una cosa molto importante, cioè il depuratore restituisce una seconda vita all'acqua che è un elemento fondamentale per l'umanità, quindi è un'opera strategica e vorrei che insomma ci fosse la percezione del lavoro che viene fatto. Quindi oggi sì, grande soddisfazione, ma quando c'è da mettere le basi per un futuro sostenibile, Marche Multiservizi è sempre pronta a lavorare con il territorio. Questo è un depuratore di carattere sovracomunale che ci consentirà di chiudere 4 piccoli depuratori e quindi passa da 10.000 abitanti equivalenti di potenzialità originaria a 30.000 e viene non solo potenziato ma anche rinnovato con le nuove tecnologie molto più performanti dal punto di vista depurativo e quindi un contributo alla qualità dell'acqua e del fiume. E questo ci consente sicuramente di portare avanti una logica di sostenibilità che è una delle nostre mission principali come azienda multiservizi. È un progetto che sarà replicato anche negli altri comuni della provincia? È un progetto comunque che ci consente di replicarlo anche in altri siti, per esempio abbiamo un progetto sull'Alta Valle del Foglia perché vorremmo costruire un depuratore importante a Schieti e chiudere tutti i depuratori a monte e quindi collettare e depurare tutta la vallata. L'inaugurazione di questo depuratore, che è il secondo nell'asta fluviale del Foglia dopo Borgheria, è un'opera importante, storica direi di questi 50 anni. È la più grande opera ambientale di risanamento igienico-sanitario di tutta questa vallata che ha oltre 50.000 abitanti di 5-6 comuni che sono confinanti. È importante anche per le nuove generazioni perché i temi dell'ambiente, dell'ecologia di questi tempi in cui ci sono fenomeni più strani, più diversi, qui siamo nell'asta fluviale del Foglia, lontano da un'eventuale esondazione perché più si sta lontani e meglio è. Quindi veramente è una giornata bella da tutti i punti di vista, cambia la qualità del vivere di una comunità di questo territorio. È un momento importante per tutta la provincia, per gli abitanti, perché riuscire a convogliare i reflui di 40.000 abitanti della media valle del Foglia in un unico punto che poi va giù a Pesaro, alla Bolgheria, all'altro grosso depuratore, credo che sia una grossa conquista per il rispetto alla tutela dei territori e dei nostri fiumi che, essendo fiumi abbastanza corti, con poche portate d'acqua durante l'estate, meritano il massimo rispetto molto più del Po.